ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il controllo delle caldaie nelle case dei cittadini di Pescara è al momento gestito dalla provincia con la società Provincia Ambiente, ma dal 1 gennaio ci sarà un cambiamento. Ci penserà il comune con Pescara Energia. I due enti però non si sono ancora riuniti attorno a un tavolo e c'è il rischio che gli utenti riceveranno due bollini da pagare per la manutenzione. La denuncia arriva dai consiglieri comunali del centro-sinistra. Inoltre, spiega Piero Giampietro del PD, 19 dipendenti potrebbero perdere il posto di lavoro. Visto che il Comune di Pescara ha chiesto di riprendersi il servizio, ma la provincia di Pescara non lo vuole restituire, il rischio effettivo è che dal 1 gennaio, quindi tra qualche settimana, saranno due i bollini emessi per i pescheresi, che sono circa 45.000 utenze che sono appunto interessate. Due bollini perché? Perché i due enti, che sono di rimpettai e sono retti dagli stessi partiti, non si riescono a mettere d'accordo e stanno litigando con carte bollate, non si vogliono sedere allo stesso tavolo e oggi addirittura sono in discussione quasi 20 posti di lavoro di famiglie, di persone che lavorano qui, che lavorano in questo ente da 20 anni e per i quali non è stato previsto alcun percorso di salvaguardia quando e se il servizio passerà dalla provincia al comune. È una situazione ridicola, se non fosse che è anche drammatica, perché sono appunto in ballo 20 posti di lavoro. Perché? Perché sono due enti che sono di rimpettai, sono due enti collegati dalla stessa coalizione politica e che non riescono davvero a mettersi d'accordo. Noi crediamo che sia invece necessario che si mettano d'accordo, ma ad oggi c'è una possibilità. Perché? Perché tra qualche giorno in Regione si discuterà anche una proposta che il PD in Regione presenterà per una interpretazione della normativa della legge regionale del 2017 che è alla base del contenzioso tra questi due enti e oggi crediamo che sia giusto che tutto il centrodestra si prenda l'impegno a sostenere questa proposta, perché altrimenti davvero Pescara farebbe una brutta figura e 45.000 famiglie pescheresi si ritroverebbero a dover pagare due volte il bollino, che è una cosa che non ha alcun senso. Ma i dipendenti, c'è la possibilità che possano essere riassorbiti comunque? Ad oggi non c'è alcuna proposta concreta da parte del Comune per riassorbire queste persone. Quindi ad oggi, se tutto va come vorrebbe il sindaco Masci, il 1 gennaio queste persone sarebbero a casa. Ad oggi non c'è alcuna prospettiva concreta da questo punto di vista.